Il nostro obiettivo è quello di posizionarci tra le mete italiane di maggiore attrattività per i nuovi turisti che arriveranno nei prossimi anni. Dati importanti, tutti in crescita, frutto di una strategia complessiva che ha messo insieme la regione e gli enti locali che credono tantissimo nel turismo come leva di sviluppo. Sono le parole del presidente della regione Luca Ceriscioli in occasione della conferenza degli stati generali del turismo in provincia di Pesaro e Urbino, l'iniziativa per fare il punto della stagione turistica appena conclusa. Una variazione percentuale molto positiva ha caratterizzato il turismo della provincia, nello specifico il periodo gennaio-agosto 2019. Sulla base dei dati elaborati dell'Osservatorio regionale del turismo si evidenzia il più 5,85% negli arrivi e il più 8,61% nelle presenze rispetto allo stesso periodo del 2018. Sono dati importanti, tutti in crescita, frutto di una strategia complessiva che ha messo insieme la regione e gli enti locali che credono tantissimo nel turismo come leva di sviluppo. È un settore che crea tanta occupazione, dove la nostra regione, i nostri territori hanno tutte le caratteristiche per poter attirare turisti. Sul mercato italiano, cioè i turisti italiani che vengono alla nostra regione sono quelli che contribuiscono maggiormente alla crescita del risultato. Abbiamo grandi spazi sul turismo straniero, la scelta di salvare l'aeroporto, la volontà di incrementare le rotte, un'azione mirata laddove arriva il volo per promuovere la nostra regione ci permetterà sicuramente di incrementare anche da questa parte. Qui di nuovo servirà lo sforzo di tutti, bisognerà che anche l'accoglienza del turista straniero sia adeguata. Anche Pesaro ha ottenuto un incremento del 7,11% sugli arrivi e un aumento del 12,26 sulle presenze rispetto alla stessa finestra temporale del 2018. Cifre migliori rispetto al quadro statistico regionale e provinciale. È il quarto anno consecutivo che segniamo un segno più. È la dimostrazione che c'è una città che crede in questa strategia, sapendo che la strada è lunga, è una strada in salita, come ho detto, ma che stiamo facendo anno dopo anno passi nella direzione giusta e ovviamente non dobbiamo fermarci, dobbiamo continuare con la politica di investimenti pubblici e privati. Dobbiamo continuare sulla strategia culturale, per questa la candidatura Città Europea della Cultura insieme ad Urbino per il 2033 e al tempo stesso dobbiamo continuare sulla strategia sportiva. Siamo ricandidati per le frecce tricolore, stiamo lavorando per avere la ruota nel periodo natalizio, dobbiamo continuare a sperimentare, cambiare, rendere la città attrattiva. Noi abbiamo una cosa che non è misurata ma che è sotto gli occhi di tutti, che è stata l'esplosione del food a Pesaro, per cui c'è tanta più gente che viene a mangiare, che viene a bere, a passare serate qua e quindi è la dimostrazione che poi la differenza la fanno i privati. Altro obiettivo annunciato da Ricci è quello di posizionare Pesaro tra le mete più attrattive al di là dell'asse tradizionale Roma, Firenze, Venezia, mettendo in rete soggetti e territori per costruire un polo di attrattività coinvolgendo la provincia e gli altri comuni a partire da Fano, al fine di presentare la candidatura ufficiale a Matera, capitale europea della cultura 2019, entro fine anno.